Per scegliere un mercato estero non basta verificare che sia effettivamente attrattivo, bisogna valutarne l'accessibilità. E questo richiede l'analisi di due tipi di barriere. Innanzitutto, quelle connesse alla concorrenza già presente sul mercato, che sono le cosiddette barriere competitive. In secondo luogo, occorre esaminare le barriere che un governo può imporre a protezione del mercato locale, che si distinguono in tariffarie e non tariffarie. Le barriere tariffarie per eccellenza sono i dazi doganali, imposte indirette calcolate sul valore delle merci importate. L'azienda esportatrice deve decidere se farsi carico del dazio mantenendo i prezzi in linea con quelli applicati sugli altri mercati, oppure se trasferire il dazio al cliente finale, vendendo a un prezzo più alto rispetto a quello del mercato domestico. Si può infine adottare una strategia mista, ripartendo il dazio tra impresa e cliente. Per ridurre l'incidenza dei dazi, l'impresa può decidere, nel rispetto della normativa, di trasferire alcune o tutte le fasi della produzione nel paese estero, far produrre alcune componenti del prodotto o realizzare tutta la produzione in loco. Le barriere non tariffarie rappresentano un insieme di strumenti che, pur non prevedendo il pagamento di un tributo, producono effetti economici simili a quelli dei dazi. Vediamo quali sono i quattro tipi di barriere non tariffarie. Le barriere quantitative pongono un limite all'importazione di alcune merci nell'arco di un anno solare. Le restrizioni volontarie rappresentano degli accordi negoziali in base ai quali il paese importatore riesce a ottenere da parte dell'esportatore una limitazione volontaria delle esportazioni. Le barriere formali amministrative sono prodotte da leggi e regolamenti del paese importatore. Sono barriere insidiose. Tra queste si possono segnalare norme tecniche, standard e politiche in tutela del consumatore, norme amministrative e procedure doganali, norme operative che obbligano a determinate procedure. Esistono poi alcuni elementi che, pur non essendo delle vere e proprie barriere, possono creare ostacoli rilevanti al commercio internazionale. Si pensi ad esempio ai casi in cui un governo può ostacolare di fatto l'ingresso di imprese straniere o alle differenze culturali che comunque persistono all'interno degli attuali scenari globali. Una corretta analisi delle barriere e degli ostacoli spesso lascia intravedere varchi inaspettati.